Ciao ragazzi, allora, oggi video diverso dal solito, perché lo sapete, a me piace parlare di numeri, mi piace parlare di statistiche, adoro parlare delle mie opinioni a livello calcistico, ma come ben sapete sono anche terribilmente emotivo e sono uno di quelli che ha pianto all'acquisto di Cristiano Ronaldo, ha pianto alla rimonta di Cristiano Ronaldo con l'Atletico Madrid, l'ultimo anno di Lega, il primo anno di Ronaldo. Sono uno di quelli che è distrutto quando la Juventus perde, in particolar modo proprio in Champions League. E quindi, dato che sono così emotivo e so che non sono l'unico a vivere il calcio in questa maniera, poi che sia giusto o sbagliato, io questo non lo so, ma io il calcio lo vivo così, quindi tocca a me rispondere a questa domanda. Per me è giusto, perché se no non lo vivrei così. Oggi voglio fare un video particolare, un video nel quale parlo di Paulo Dybala. È la settimana di Paulo Dybala, credo che sia giusto parlare di Paulo Dybala, dato che siamo anche vicini al rinnovo di contratto, che quando arriverà solo Dio lo sa, e a tal proposito magari rimaniamo aggiornati su OneFootball, il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, è completamente gratis, e oggi è una giornata importante perché la Juventus torna in ritiro a preparare la partita di sabato Juventus-Fiorentina, che non devo dirvelo io quanto davvero è determinante all'interno di questa stagione, quindi tutte le indicazioni, tutti gli aggiornamenti li trovate su OneFootball. Paulo Dybala è assolutamente l'uomo del momento in casa Juve. Ora, l'altro giorno vi ho portato un video abbastanza diverso da questo, nel quale andavo a snocciolarvi un po' tutti i dati relativi a Paulo Dybala in Serie A. Ecco, vi dicevo che sostanzialmente Paulo Dybala è il giocatore più determinante di questa Juve, il giocatore più importante perché è in grado di cambiare completamente la faccia alla squadra quando è in campo e quando non è in campo. Un giocatore che mi viene da dire ad oggi è insostituibile per la Juve, perché non c'è nessun altro tipo di giocatore con quelle caratteristiche in grado di creare quello che fa Paulo Dybala tutte le volte che scende in campo con la maglia della Juventus. Quel video ovviamente ve lo lascio qui sopra nelle schede e vi dico che anche all'interno di questo stesso video alla fine andremo a completare una piccola analisi sulla falsariga di quell'altro, ma parlando di Champions League. Ora, perché voglio parlare di Paulo Dybala? Perché Paulo Dybala è un giocatore che spacca a metà la tifoseria. Anche di recente, nonostante il discorso legato a "Ehi, Dybala sta facendo veramente la differenza", sto vedendo alcuni atteggiamenti da parte di alcuni tifosi della Juve che non mi stanno particolarmente a genio. Ma ripeto, ognuno è libero veramente di pensarla a suo modo. Chiedo solo una cosa: se Dybala sta facendo la differenza, non cerchiamo di dire "eh sì, bravo adesso, però". No, "eh sì, bravo adesso, punto". Nel senso che Paulo Dybala ad oggi è veramente il giocatore da cui passa tutta la manovra offensiva della Juve. Se togliamo Paulo Dybala, siamo prevedibili, lenti e sterili. C'è poco da fare. Poi, il fatto che non possa fare tutto Dybala penso che sia un dato di fatto, e infatti l'altra sera Chiesa su tutti è stato l'uomo che, oltre a Dybala, mi ha maggiormente impressionato nella partita contro lo Zenit, ma anche tutto il resto della squadra mi pare che abbia iniziato a giocare in funzione di Paulo Dybala e soprattutto a giocare da squadra, consapevole del fatto che Dybala è l'uomo da cui passa le giocate decisive e che quindi, se vogliamo fare qualcosa di importante, bisogna passare da lui. L'altra sera la partita di Dybala mi ha emozionato. Io ve lo dico sempre: quando tocca palla Dybala mi emoziono. Quando invece Chiesa fa le sue giocate di cattiveria e di grinta, mi esalto, ma sono due sentimenti diversi e complementari. E per fortuna che abbiamo due giocatori così diversi all'interno della rosa della Juventus, in modo da poter variare e non affidarci unicamente al talento di Dybala o alla progressione, la corsa, la cattiveria di Chiesa. È giusto fare entrambe le cose. Abbiamo questa grande fortuna di avere entrambi i giocatori in rosa, entrambi i giocatori della Juventus. E forse a questo punto Allegri avrà trovato la quadra mettendo Morata insieme a questi due e a quanto pare Bernardeschi, perché Bernardeschi è un giocatore che nelle ultime partite, tutte le volte che è partito titolare, intera parte, che ha fatto 15 minuti poi è uscito, me l'ha scritto un ragazzo ieri nei commenti, abbiamo vinto e tutte le volte che non c'è stato Bernardeschi dal primo minuto abbiamo perso. Ora, sembrerà una coincidenza, sì, potrebbe anche esserlo, però è un dato chiaro. Cioè che quando gioca Bernardeschi, probabilmente la Juventus rende meglio a livello di risultato. Ora, quel discorso legato al risultato di Dybala, ragazzi, lì è una coincidenza, c'è poco da fare, anche perché l'abbiamo visto nel video di cui vi parlavo prima. Senza Dybala non si fa niente, non si crea. La Juventus abbassa notevolmente la sua pericolosità. E perché vi voglio dire che oggi è un video nel quale parlo veramente di sentimenti? Perché
Perché io di Paolo Dybala sono innamorato, ma ve lo dico da sempre. Io ho tutte le maglie di Dybala praticamente, tranne due stagioni, che sono le prime due stagioni di Ronaldo, dove, sai, arriva Cristiano Ronaldo, ti butti su quel giocatore lì. Poi, già dall'anno di Sarri in poi, sono ritornato a Dybala. Sia l'anno scorso con Pirlo, sia quest'anno con Allegri, la maglia di Dybala non me la leva nessuno. Poi, io credo che sia anche giusto, credo proprio che sia giusto per un tifoso immedesimarsi all'interno di un calciatore, innamorarsi di un giocatore. Perché io sono cresciuto con quello lì, con il numero 10, attaccante della Juventus e capitano. Ora, Dybala è numero 10, attaccante della Juventus e capitano quando non gioca, che lì è il vice capitano della Juve. Ma non sono qui a dirvi che Dybala è Del Piero, come non sono qui a dirvi che Dybala è Platini. Io Platini non ho avuto il piacere, la fortuna di ammirarlo perché sono troppo giovane, ma Alex Del Piero sì. E quindi questa continua rotazione e questa voglia di attaccarsi al passato e vedere che il giocatore tecnico, il fantasista, quello che dipinge anche la punizione, quello con la giocata davvero più creativa, è il 10 capitano della Juventus, io c'ho poco da fare, mi esalto. Poi, secondo me Dybala potrebbe dare di più, forse dovrebbe anche dare di più, e sicuramente non ha il carisma che aveva Alex Del Piero, e forse è proprio qua il motivo per cui tanti tifosi non riescono ad amare al 100% Paolo Dybala, perché sono ancora proiettati all'idea di sì, però il 10 è una roba diversa, era quello lì. Ma come quello lì non ci sarà più nessuno, ragazzi. Ed è anche ingiusto, secondo me, nei confronti di Dybala criticarlo perché non è Del Piero, perché nessuno sarà mai Del Piero, ma come nessuno sarà mai Roberto Baggio o Zidane o Platini. Vai a parlare con qualsiasi protagonista di quelle epoche e ti diranno un motivo per il quale quello era diverso, perché ogni giocatore è diverso. Io in Dybala ho visto un giocatore cresciuto insieme a me, e ve lo dice uno che quando è arrivato al Palermo per 40 milioni non era contentissimo, anzi la Juventus in quel periodo 40 milioni di euro praticamente non li aveva mai spesi. Se spendeva una cifra del genere è perché era veramente convinta di andare a prendere un giocatore dall'alta personalità, dall'alto profilo. Diciamo che il primo anno di Dybala è stato fantastico, poi la Juventus si è accorta che doveva giocare in funzione di Dybala e gli è stato accostato Higuain. Il processo di crescita si rompe per forza di cose con Cristiano Ronaldo, che non viene inserito nella rosa per dare continuità a quella costruzione legata a Paolo Dybala. Anzi, Paolo viene totalmente accantonato da Cristiano, e Paolo non è Cristiano, e ve lo dice uno che non si stancherà mai di dirvelo: sono innamorato di Dybala, ma non è Ronaldo e non è Del Piero, non è a quei livelli lì e probabilmente non ci arriverà mai. Ma non per questo non amo Paolo Dybala, anzi continuo ad amarlo. È un ragazzo che è davvero, ha quasi la mia età, è un mio coetaneo, che arriva alla Juventus ed entra nella top 11 dei marcatori all time della Juve in 7 anni. Ronaldo, il suo stesso numero di gol di Dybala li ha fatti in 3, ma sono due giocatori diversi. Non possiamo pretendere da Dybala quello che faceva Ronaldo, ma nemmeno viceversa, perché Ronaldo non è Dybala. Dybala è un giocatore unico nel suo genere, è un giocatore veramente che in giro per il mondo, con quel sinistro, quella visione di gioco, quella fantasia, non ce ne sono tanti. Non dico che non ce ne siano, non ce ne sono tanti. E secondo me dovremmo essere fortunati e ritenerci onorati di aver visto Paolo Dybala per almeno 7 stagioni alla Juve. E poi magari si deciderà di non rinnovare, anche se sembra essere tutto vicino. Ma oggi Paolo si sta caricando la Juve sulle spalle, sta prendendo questa responsabilità, sta capendo che è lui il nuovo centro dell'universo. Quello che era legato a Ronaldo ormai è acqua passata, perché per forza di cose, purtroppo, Cristiano si è preso la scena ai danni di Paolo. Anche nell'anno di Sarri, dove Dybala viene eletto MVP della Serie A e dove fa un girone di ritorno strepitoso, dove veramente ci fa vincere lo scudetto, Ronaldo fa ancora più gol, perché Ronaldo è un goleador, ed è questo che manca oggi, un goleador che non sia Ronaldo. Perché quante volte l'abbiamo detto, Dybala e Ronaldo incompatibili, non riempiono l'area, bla bla bla, ma questi sono dati di fatti, bastava guardare le partite per accorgertene. Ma io sono follemente, e lo ripeto forse la terza, la quarta volta che lo dico in questo video, follemente innamorato di Paolo Dybala, e chiedo uno sforzo alla società Juventus, oltre al fatto che lo sforzo lo stanno già facendo rinnovando Paolo a circa 10 milioni di euro complessivi di bonus, che però potranno diventare 10 effettivi nel giro di qualche stagione, rendendolo uomo immagine della Juve, perché, ripeto ancora una volta, è il 10 vice capitano, quindi domani capitano della Juve.
uno sforzo ancora maggiore nell'affiancare a Paolo Dybala un giocatore che possa veramente esaltarlo al 100% e che, guarda caso, esalterebbe pure Chiesa al 100%, perché quei due lì insieme possano fare grandi cose, ma non bisogna più centravanti. Poi, in queste ultime partite stiamo vedendo un Dybala che veramente sta giocando a tutto campo, perché tante volte tutto campista viene utilizzato come negativo, ma non è vero. Dybala è un giocatore che veramente vaga, che riesce ad abbassarsi per cucire il gioco, riesce a partire da destra per liberare il sinistro, riesce a partire dal centro per creare la serpentina, e poi da fermo, ragazzi, tra punizioni, calci d'angolo che ultimamente stanno battendo Chiesa e Bernardeschi a seconda della posizione, tra l'altro scambiandosi anche sul calcio d'angolo insieme, però Paolo Dybala è un valore aggiunto. Ragazzi, Paolo Dybala è la soluzione ai problemi di questa Juve, non è un problema di questa Juve. E proprio per questo ora esco dalla parte sentimentale e voglio entrare un po' più nella parte tecnica, perché se l'altro giorno vi ho portato delle slide relative alla Serie A, ora voglio mostrarvi come Paolo Dybala abbia avuto un impatto diverso anche in Champions League, perché ho trovato un dato, ragazzi, che quando l'ho letto mi sono chiesto: ma come diavolo è possibile che Paolo Dybala, ecco la slide, abbia fatto soltanto 3 assist in Champions League con la maglia della Juventus? Eccola qua, questa è la tabellina, ve la vado a leggere un pochino. Il primo anno 7 partite 1 gol, il secondo 11 partite 4 gol, il terzo 8 partite 1 gol, il quarto 10 partite 5 gol, il quinto 8 partite 3 gol e 2 assist, il sesto 7 partite 1 gol e quest'anno 2 partite 3 gol e 1 assist. Ora, incredibile vedere come proprio l'anno in cui arriva Cristiano Ronaldo, che è stato uno dei peggiori anni in assoluto per Paolo Dybala a livello realizzativo, magari secondo solo quello dell'anno scorso dove non c'è mai stato per tanti problemi fisici, e questa è una cosa ricorrente per Paolo, questa sì, in Champions League 10 partite 5 gol sia stata esattamente la sua miglior stagione in Champions. Nella sua peggior stagione in campionato trova la sua miglior stagione in Champions, complice anche la tripletta contro lo Young Boys, questo è vero. Ed è qui che poi andremo a strutturare un video che ho già preparato per il futuro, ma che mi tengo caldo per quando andremo a giocare gli ottavi di finale di Champions League. L'anno di Sarri, che è stato uno dei suoi migliori anni in assoluto, 8 partite, 3 gol e 2 assist, ed è lì che inizia a fare la differenza. Ma un giocatore come Dybala, pensare che mi abbia fatto solo 3 assist in 6 anni e mezzo di Champions, mi fa ridere. Poi è ovvio che le statistiche di oggi, queste 2 partite, 3 gol e 1 assist, non possono essere definitive, nel senso abbiamo ancora troppi pochi dati. Poi Dybala ha giocato soltanto la metà delle partite in Champions League con la maglia della Juve di quest'anno, tanto ha una percentuale realizzativa di 1,5 gol a partita, perché la percentuale realizzativa, ragazzi, ha fatto 3 gol in 2 partite cioè, che cosa gli dobbiamo dire? E poi non solo, perché ha un contributo a partita di 0,44, questo è più determinante come dato. Che cosa significa? La Juventus ha fatto 9 gol in Champions, ok? Dybala ha fatto 3 gol e un assist, 3 più 1 fa 4. 4 diviso 9 è 0,44. Quindi se la Juventus ha fatto 9 gol in Champions, Dybala ha fatto fare 4 gol, tra gol e assist, anche solo se ha giocato 2 partite, le 2 partite in cui è mancato Dybala, si è fatto 1-0 con lo Zenit, 1-0 col Chelsea. E lì ci colleghiamo all'altro video dell'altro giorno: quando c'è Dybala la manovra offensiva della Juve cala a picco. Questo dato è clamoroso. Dybala ha giocato 168 minuti, quindi il minor numero di minuti in Champions League per forza di cose nella sua storia juventina, ma ha dato un contributo di un gol ogni 42 minuti, quindi per quanto abbia giocato meno in assoluto ha il dato più alto. E infatti il contributo realizzativo a partita non è mai stato così alto in Champions League da parte di Paolo Dybala. Lo vedete dal grafico qui sotto. Ci sono state veramente stagioni in cui ha dato poco, ha realizzato poco, ha contribuito poco, forse perché giocava più come regista, più come giocatore per far girare la squadra. Quest'anno Paolo si sta prendendo in mano completamente la Juve sotto il profilo dei gol e degli assist. E siamo già quasi al suo record di assist in una stagione di Champions League con 2 partite. Sicuramente i numeri anche in zona gol sono alti. Qualcuno potrà dire: eh sì, però ha giocato contro Malmo e Zenit. Sì, ma tutti gli altri anni nei gironi ci sono sempre un paio di squadre abbordabili. E comunque queste prestazioni non le ha mai fornite. Segno che qualcosa è cambiato in Paolo. Segno che nella sua testa c'è qualcosa di diverso. Segno che ha capito che sulla soglia dei 28 anni, perché io ne ho 29, lui 93, ha un anno meno di me e quindi ne ha 28,
è il momento più importante della sua carriera. Non ha ancora tante stagioni davanti a sé, non ha ancora tante cartucce da sparare. E per non rimanere e non rischiare di passare la storia come l'eterno incompiuto, nonostante la top quasi 10 dei gol all time nella Juventus, credo che Paolo abbia capito che sia veramente giunto il momento di superare se stesso, di superare i suoi limiti, fisico permettendo, perché questa rimane una grande incognita. E quindi ragazzi, questo era tutto quello che volevo dirvi un po' a proposito di Paolo Dybala, sia la parte legata ai sentimenti veri e propri, perché io non ce la faccio a non essere esaltato da Paolo Dybala con la fascia di capitano al braccio, che mi esulta la Platini, che mi fa la Dybala Mask, sono tutte cose che io sarò un bimbo minchia, ditemi quello che volete, ma penso che il tifo debba appoggiarsi su questi sentimenti sani e che danno quel sale, vanno a condire un po' tutte le partite, perché guardare semplicemente la partita, analizzarla in maniera analitica è bello, sì, mi diverte, ma senza l'emozione che mi danno i giocatori, senza l'emozione che mi dà la Juve, perderebbe completamente di interesse tutto questo sport. E quindi è bello anche per questo. Poi se riusciamo a inserirci anche una parte statistica che ci evidenzia ancora una volta come quest'anno Dybala sia un giocatore diverso e più importante rispetto al solito, attenzione che quest'anno rischiamo che Dybala vada a battere tutti i suoi record in fase realizzativa, e ce lo auguriamo, perché là davanti abbiamo dei problemi a segnare, che quando c'è Paolo Dybala sembrano meno evidenti.